Ciao e bentornati. A livello estetico giudicate voi qui sotto nei commenti. Tuttavia, l'ossatura, le arterie, gli organi pulsanti, il cuore di questa macchina, a nostro modesto parere, sono state costruite molto bene. Quindi mettiti comodo, iscriviti al canale se vuoi vedere le comparative di queste sportive del segmento B e buona visione. Bentornati su Officina del Pilota, ragazzi. Oggi ci andiamo a divertire con questa piccola hot hatch. Sulla carta ha tutte le caratteristiche per essere veramente divertente. Parliamo infatti di un 1.6 4 cilindri turbo, differenziale meccanico a slittamento limitato. 6 marce manuale, quindi 3 pedali. Un peso abbastanza contenuto, 1190 kg per 204 cavalli. Telaio rinforzato in 12 punti e sospensioni MacPherson all'anteriore, ponte torcente al posteriore. Tutta da scoprire sicuramente. Matteo già se la sta guardando, come potete vedere, cerca di scoprire tutto quello che può prima di provarla e non vediamo l'ora. Inoltre, considerando che è una segmento B del 2022, penso che si faccia notare abbastanza. Beh, direi di sì, ragazzi. Nera è decisamente più bella del celestino, che secondo me è un po' anonimo. E poi il rosso spicca di più sul nero. Lo vediamo sulle minigonne, qui sotto come se fosse un lip, ecco, del paraurti e la pinza rossa. E poi viene Frank, guarda qui dentro, ci sono dei richiami rossi. Le geometrie estetiche di questa macchina la rendono molto squadrata. Non so se mi piace, ma sicuramente quello che c'è lì sotto mi incuriosisce moltissimo. E poi io vedo un cambio manuale qui dentro, ragazzi. Una bellissima posizione di guida, i famosi tre pedali che amiamo tutti, addirittura un tasto per il rev match. Io di solito faccio il punto attacco, ma tu che non lo fai, per te io uso il rev match. Può essere molto molto giusto. E poi tante altre cose da scoprire. Senti, io direi di iniziare da uno 0-100 e un 0-200, che ne dici? Va bene, vai. Andiamo. Ah, chiudo prima il cofano però. Uno. Molto meglio. È comodo anche che ti col pip ti dice quando cambiare. A 190, eccoci, siamo arrivati a 200 e senti che tenuta che c'è in curva. E dal carico dello sterzo hai la sensazione che sia piantata a terra, e lo è. Eccoci qui, finalmente tra le curve con questo gioiellino coreano. Dico gioiellino perché dopo qualche curva già ti dà una certa confidenza. Parla tanto di questo telaio più rigido perché ha 12 punti di saldatura in più ed ha barre antirollio sia all'anteriore che posteriore in 5 punti, quindi insomma parliamo di una barra abbastanza importante. Ed effettivamente la rigidità del telaio è ottima perché il ponte posteriore ti segue quando tu vai in curva, anche quando fai cambi di direzione bruschi, non va dove vuole, segue te. Molto interessanti anche questi due pulsantoni sul volante che servono per andare a impostare tutte le varie modalità di guida. Infatti partiamo dalla Eco, poi la Normal, poi c'è la Sport e poi invece per quanto riguarda il pulsantone a destra è per i veri cattivi della strada, la Sport Plus. Uscita curva fantastica, la trazione che ha, la macchina va dove decidi tu perché il differenziale a slittamento limitato ti permette di guidare in maniera molto più precisa e aggressiva. Come immaginavo, funziona discretamente bene quando premi sull'acceleratore e si fa sentire come, infatti ti chiude la curva. Ed è una cosa che se sai sfruttare bene, può andare veramente forte. Direi di sì. Ti piace, cacchio? A me piace, anche qui da passeggero. È un giocattolino, eh.
Molto bella anche la modalità N che abbiamo qui sul computerino di bordo, che praticamente ci dà tutte quante le caratteristiche dell'auto, a partire dalla pressione che esercitiamo sul pedale del freno, cronometro, temperatura motore, temperatura olio. Abbiamo anche la possibilità di inserire un circuito, possiamo scegliere anche tra i nostri italiani. Guarda, abbiamo Maggione, abbiamo Vallelunga, che noi lo conosciamo bene, Autodromo di Varano, che ci ho girato e devo dire che è divertente. La cosa bella di questa modalità è che praticamente tramite GPS la macchina ti dice a che punto del circuito ti trovi. Rev match, provo anche questa modalità. Io sono abituato a fare il punta tacco, lei attraverso questo tastino rosso qui te lo fa da sola, te lo fa in automatico. Quindi fa una salita di giri nel momento in cui vai a scalare una marcia per avere una cambiata più sicura, più fluida, e il regime di giri del motore si allinea con la marcia che andiamo a scalare. Ed è una cosa comodissima per quando, come in questo caso, vogliamo frenare forte e levare delle marce. Lei ti fa la rev match, va veramente bene in curva, gira veramente tanto, tutto gas in uscita, e lei va nel punto dove hai deciso di mandarla senza problemi grazie al differenziale a slittamento limitato. Che macchina che hanno fatto i coreani, ragazzi! La posizione di guida è ottimale, la distanza dello sterzo, dei pedali e del cambio dal guidatore sono giuste e mi trovo veramente bene. Ma un altro punto di forza di quest'auto sono i sedili posteriori, infatti lo spazio all'interno è incredibile. Io sono alto 1,83 m e riesco comunque a starci comodamente, non tocco con la testa e ho spazio per le gambe. Le plastiche degli interni porta posteriori sono di scarsa qualità, però abbiamo un impianto Bose. Al contrario, i pannelli porta anteriori sono decisamente più rifiniti, infatti abbiamo anche un rivestimento in pelle e la classica striscia del celestino Hyundai N. Non è comodissimo aprire il bagagliaio e come feeling al tatto questo pulsante non è il massimo, è abbastanza spazioso devo dire. Molto interessante anche il logo I20 sul fanale posteriore, anche se io avrei messo la N perché questa è un I20N. Ritroviamo invece il logo N su questa minigonna con dettaglio rosso su carrozzeria nera, secondo me spicca molto. Stessa situazione la troviamo anche sul tappo del cerchio con logo N ben in vista e anche sulla maschera anteriore della macchina, sulla pinza freno, sui poggiatesta, sullo sterzo e anche sui battitacco e sui tappetini. Ho sentito delle recensioni in cui dicono che lasciando il gas con il gas elettronico non lo toglie immediatamente. Non ho questa sensazione sinceramente, più che altro non avverto un trasferimento di carichi in avanti come di solito sento con macchine a differenziale autobloccante meccanico, che basta appoggiare un attimo il piede sul pedale del freno e la macchina rallenta molto di velocità. Uscita curva, in discesa ovviamente abbiamo molta più coppia, la macchina è più pronta, eccolo qui il rev match, non serve il punta d'acco, è una macchina incredibile, è veramente una lama. E la frenata mi convince tantissimo perché è estremamente modulabile, se freni piano frena poco, se spingi e ti ci attacchi, ovvero come piace guidare a me, frena e ti dà fiducia, sicurezza, 150 km orari, giù sul freno un po' più forte, rev match e via, scalo marcia, rev match e la macchina rimane molto molto composta. Lo sterzo, signori, è in assoluto del segmento B di queste hot hatch il migliore che ho provato, trasferisce ogni singolo dettaglio della strada sulle mie mani, sterzo estremamente diretto, bellissimo il carico, portiamo un po' di freno in questa curva e giù gas, ok, in uscita curva anche in discesa di seconda marcia, se siamo sotto coppia fatica, potrebbero mancare alcuni cavalli, ma cosa vogliamo da un 1.6 4 cilindri turbo da 204 cavalli. Se fosse la mia manterrei la modulabilità del pedale del freno, ma andrei ad intervenire come guido io con un impianto frenante maggiorato. Tutto sommato devo dirvi, signori, che questa è veramente una gran macchina.
Dunque, così a naso mi sono preso degli appunti, Frank, vorrei parlarne un attimo. A proposito, ti senti meglio? Sì, dai. Diciamo che tra gli altri pregi abbiamo una posizione dei pedali perfetta. Anche per chi disattiva il rev match e vuole fare il punta attacco. Un altro aspetto molto valido è il culetto, il culo della macchina, il posteriore, chiamatelo come volete. Ho anche cercato di guidare in maniera sbagliata, lasciando il gas al centro curva, su curve anche abbastanza allegre, e lui, devo dire, è molto molto stabile e segue bene l'avantreno. Quindi diventa una macchina che è facilissima da guidare, e attenzione, non fate gli stones, perché comunque a grandi velocità, poi le leggi della fisica, quelle non le sfida nessuno, conviene non farlo mai, a meno che non si sa cosa si sta facendo, oppure si va in pista, al massimo si va a finire nel ghiaione. Quindi in pista, se dovessi sfruttare questa macchina con quei 40 cavalli che mancano, comunque la vorrei avere con le sospensioni adattive, perché vorrei avere più reattività in curva, vorrei sentire ancora più rigidità. Tra l'altro ha una fasatura variabile che si chiama CVVD, che dovrebbe ottimizzare la risposta dell'acceleratore in base a come guida il pilota della macchina, diciamo. Questo però secondo me è verificabile più su tratte molto più lunghe, insomma, avendola molti giorni, perché va a ottimizzare anche i consumi della macchina. Il cambio è un 6 marce perfetto. C'è durante la salita di giri un beep che ti dice il punto ottimale della cambiata, che è ottimo, perché se stai con lo stereo a palla o fa tanto rumore, perché suona anche bene questa macchina, quello ti aiuta a trovare il punto esatto di cambiata. Però se proprio ti dovessi trovare un difetto al cambio, ti direi che sì, gli innesti sono estremamente precisi, ma manca un po' quella famosa, e passatemi il termine ragazzi, croccantezza. Stavo per dire la stessa identica cosa. Quel stock toc, esatto. Tipicamente giapponese, infatti questi sono coreani, non sono giapponesi, che cugini hanno lontani. Che hanno le giapponesi, torniamo sempre sulla Honda S2000, che è una di quelle che ha questa caratteristica bellissima, ma anche la tua Nissan 350Z sotto questo punto di vista, di quella innesto secco calamitato molto croccante, appunto. Sì, se vogliamo è più a questa manca. Tac tac tac, croccanti. Questa è il termine giusto. Questa è probabilmente anche fatta apposta, perché visti i tempi moderni, visto che si rende insomma ad attenuare tutto quello che una volta non c'era, può darsi che sia stato fatto apposta. Certo, vi assicuro che è una macchina che per l'uso di tutti i giorni è assolutamente perfetto, comodissima. Ti dirò anche il sedile, un applauso, bravi Hyundai, super avvolgente, molto carini esteticamente, con la parte della zona lombare rivestita in pelle, mentre al centro sono in stoffa, sono estremamente avvolgenti, soprattutto nelle curve ad alta velocità. Utile anche la regolazione in altezza della seduta, per noi che siamo un po' più alti. E abbiamo anche la possibilità di modificare la posizione dello sterzo in profondità e altezza, che non è da sottovalutare. Manca qualcosa, però ripeto, un segmento B da 30.000 euro nuovo, con tanti piccoli particolari che possono essere apprezzabili, perché io per esempio apprezzo molto il fatto che sul computer di bordo hai la possibilità di avere tutti quei dati. Quindi temperatura dell'olio, temperatura dell'acqua, pressione dei freni, sono cose acceleratore sportivi. Sì, no, cioè, divertentissimo. Questa macchina ha convinto anche a me sulla modernità, su questo dashboard digitale, ti devo dire, rimanendo sempre dell'opinione che a me piace la vecchia lancetta analogica. Quello senza dubbio. In più, e qui chiudiamo, se guidi questa macchina al limite e ti permette di farlo, perché è veramente un'auto facile che dà sicurezza e dà subito quel feeling, non bisogna conoscerla, si parte e si guida, ecco, guidarla al limite ti fa giustificare il fatto che manca qualcosina in termini di motore, perché portala al limite questa, sì, e vi assicuro che vai fortissimo su questa strada, come con auto più sportive, più prestanti, con più cavalli, ve lo dico, perché noi qui portiamo auto tutte le settimane dai 150 ai 1000 cavalli. Decisamente, okay. Questa è molto più spendibile. Mi espongo senza esagerazioni, la Hyundai i20N è la miglior auto di questo segmento. Cazzo. Secondo me sì. Al secondo posto ci metto la ST. La ST. Però questa è ancora
più bella e ha tante caratteristiche. Spero che siamo stati in grado di sviscerarle tutte. Ci auguriamo di rivedervi presto nel prossimo video. Chi non fosse iscritto si iscrivesse adesso. Cosa state aspettando? Lasciateci 5.000 like, ma minimo proprio, cioè. E poi ragazzi, vorrei tanto sentirvi nei commenti, chi ce l'ha, chi l'ha provata, avete riscontrato le stesse caratteristiche che abbiamo trovato noi oggi? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti, altrimenti il buon Frank nel prossimo video la tira contro un muro. No, continuerà a vomitare. È andata così. Ciao, ciao ragazzi, ciao.